A Cartoonmis 2011 incontriamo Giuseppe Calzolari della Scuola del Fumetto di Milano per parlare innanzitutto di un'importante iniziativa che vede coinvolta appunto la Scuola del Fumetto con la provincia di Milano. Sì, certo. La provincia un po' di tempo fa mi ha chiamato dicendo che avrebbe voluto fare, e per ricordare anche e portare a conoscenza di questa storia della provincia nelle scuole, i 150 anni della provincia di Milano. Ora, fare un fumetto su un soggetto di questo genere non è molto agevole, perché la provincia è un'entità, è un'istituzione, però cosa fa? Cosa ha fatto? Chi sono? E quindi abbiamo dovuto, anzi soprattutto la Costanza, che è stata la sceneggiatrice della storia, ha dovuto inventarsi un percorso che in questo caso è nato all'interno di una scuola, di un liceo frequentato da alcuni ragazzi che dovevano fare un compito per il loro insegnante di italiano, che gli spiegava la storia di Milano insieme a quella della storia della provincia, e diceva che loro non sapevano niente, quindi erano delle persone un po' così. Allora questi ragazzi, tornando a casa, hanno cominciato a chiedere ai propri genitori, ai propri nonni, gli zii, a me, le persone più anziane, le informazioni sulla provincia. E così è cominciato il fil rouge della storia dei 150 anni, per cui questi tre ragazzi hanno cominciato ad andare in giro per Milano per vedere i palazzi della provincia, il palazzo Simbardi, sono andato all'esterno facendo una gita in bicicletta fino a Vapio d'Adda sulla la centrale elettrica, si sono interessati presso la provincia l'assessore Ivari, e qui sono stati molto gentili e molto precisi anche nelle informazioni che ci hanno dato per quelle che potevano essere le documentazioni sugli orfanotrofi, sulle scuole, sulla sanità e sullo sport giovanile, soprattutto nel quale la provincia insiste molto e investe molto. Quindi è venuto fuori una storia simpatica, divertente, abbastanza ben disegnata, anche se questo è un progetto, il primo progetto che hanno fatto ragazzi che hanno terminato la scuola l'anno scorso. Quindi, è tutto qua, in questo libro, che dunque è riservato alle scuole. Alle scuole e alle persone della provincia che vogliono saperne qualcosa di più. Il progetto è stato richiesto a voi a livello realizzativo, perché voi comunque come Scuola del Fumetto, vediamo qua nel vostro stand, avete già un notevole parco titoli, frutto di anni e anni di esperienza e frutto del lavoro infatti, di ex allievi diplomati della vostra scuola, giusto? Certo. Poi noi ci siamo inventati nel 95 una casa editrice, anche perché vedevamo che c'erano dei progetti dei ragazzi molto interessanti e abbiamo investito su di loro. E adesso abbiamo nel fumetto una cinquantina di titoli e poi c'è un settore del libro per ragazzi dove ce ne sono altre 45-50. Quindi è una piccola casa editrice, una piccola isola nelle case editrici generali italiane, dove i ragazzi fanno le loro e utilizzano la loro professionalità sia per fare il progetto editoriale, l'impaginazione eccetera. Del resto la scuola durante i tre anni scolastici che i ragazzi frequentano, perché sono tre anni faticosi e qui ci vuole una certa capacità di lavoro, di creatività, di umiltà per imparare le cose, in tre anni devono raggiungere una professionalità che sia in effetti tale che gli possa permettere di entrare nel mondo del lavoro. Ecco, io ho sentito in fase di conferenza stampa di presentazione di questa edizione di Cartoonmis fare un discorso molto interessante per quelle nuove leve, visto che tu fumetto lo insegni, visto che io fumetto lo scrivo, ho avuto a che fare con molti disegnatori e poi nella fase produttiva. C'è qualcosa che forse varrebbe la pena di dire a tutti questi ragazzi che magari hanno una passione per il disegno, sognano di fare fumetto, prima di arrivare alla Scuola del Fumetto con la voglia, la speranza di diventare fumettisti professionisti? Allora, quello che noi, ormai questa scuola qui ha 32 anni, quindi non è un giorno. I meccanismi didattici sono anche cambiati all'interno della scuola, perché dobbiamo stare al passo col mondo del lavoro. Ma soprattutto i ragazzi devono arrivare da noi con l'umiltà di imparare.
prima di arrivare da noi devono leggere molto qualsiasi cosa e conoscere molto bene il fumetto, anche come lettori. Non posso accettare un ragazzo che mi viene a dire: ah, ma io non leggo fumetto ma voglio fare il disegnatore di fumetto. Allora, il manga fa parte di questo mondo del fumetto, ma non c'è solo il manga, anzi dal manga si impara poco a fare fumetto, ma non perché il manga è inferiore agli altri, perché è un discorso completamente diverso. Noi siamo europei, i cinesi, i giapponesi vengono da noi a imparare come si disegna e noi copiamo i manga che non sappiamo neanche la cultura giapponese. C'è qualcosa che non funziona. Allora, facciamo un passo indietro, rivediamo le nostre esperienze, vediamo la nostra storia, impariamo dai nostri maestri, dal 500 in avanti, tutti i giorni si impara qualche cosa. Allora, approfittiamo di questo, poi soprattutto coloro che fanno i licei artistici devono abituarsi a fare un proprio percorso personale al di là della scuola. Come una persona, un allievo che viene da noi deve farsi un suo percorso personale per diventare un professionista. La storia del fumetto, come la storia dell'arte, non si impara solo sui libri, ma si impara soprattutto a guardare, osservare, giudicare, litigare anche sulle forme diverse di espressione, purché ci sia cultura. Se non c'è cultura non si fa niente. Benissimo, grazie allora anche per questo consiglio.